penso che terminato è, partirà il coro con me. Fra pochi istanti avrà inizio il vespero, abbiamo solo il tempo di prendere il libretto a pagina 5 per ascoltare una volta la melodia dell'inno e poi cantarla insieme. Insieme. Festoso salga il cantico al Padre Santo e nobile, in tempi incerti e torbidi, speranza vivi dato. Girando poi pagina, ascoltiamo una volta il ritornello del responsorio e poi lo cantiamo insieme. Insieme. Darò un trono puri nei secoli. Grazie, buona preghiera a tutti.
Buonasera Eccellenza. Ci siamo visti la scorsa domenica in occasione della sua visita pastorale alla nostra comunità. Abbiamo vissuto un momento molto intenso di conviviale fraternità e di ascolto reciproco. Abbiamo raccolto l'invito ad essere di quelli che sanno preparare l'incontro con il Signore che viene, superando rassegnazione e scoraggiamento, e ad edificare una comunità unita, lieta e pronta alla missione. La sua presenza ci ha ricordato in particolare che la Basilica di Sant'Ambrogio non è semplicemente un santuario, ma una parrocchia, appunto la casa di una comunità. Saremmo molto contenti di constatare che chi viene qui da tutti gli angoli del mondo ormai e per le ragioni più diverse, e le assicuro che sono davvero numerosissimi i visitatori, possa fare questa singolare esperienza, avvertire che la casa di Dio, quella che Ambrogio ha costruito per venerare i martiri, è anche casa dell'uomo e che in questo luogo è possibile a chiunque ritrovarsi e rimettere insieme i frammenti della sua vita in un contesto accogliente e familiare. Ecco perché la parrocchia e la sua bellissima basilica si aprono ancora una volta questa sera sulla nostra città, dopo un periodo incerto e faticoso. Siamo particolarmente felici di rivedere attorno a lei, e salutiamo tutti con affettuosa simpatia, le autorità civili, militari e religiose, in ossequio ad una tradizione inaugurata dall'allora arcivescovo Montini, il quale mostrava interesse e curiosità circa le ragioni per le quali un santo, e si riferiva ad Ambrogio, ma anche a Pietro e a Martino, e il culto che gli fu tributato fin dai primi secoli, valsero a dare unità spirituale alle città e alle popolazioni che lo ebbero come patrono. Sicuramente Milano deve moltissimo ad Ambrogio e alla tradizione ambrosiana che qui ha la sua radice e il suo cuore. E questo i milanesi lo riconoscono quasi con una punta di orgoglio. Noi stiamo seriamente lavorando affinché questo legame diventi ancora più consapevole e profondo, e Sant'Ambrogio continui ad essere venerato, ma anche maggiormente conosciuto. Questa sera riconosciamo in lei, successore di Ambrogio, una autorevolezza particolare, proprio in merito all'unità spirituale della città. Ci disponiamo ad ascoltarla con rispetto e riconoscenza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Scusate. Illuminare.
festoso salga il cantico al Padre Santo e nobile, in tempi incerti e torbidi, speranza vivi adonò. Maestro incuniabile, da vede fari splendere, difende dal pericolo, diario e degli eretici. Leggi nel nome del Signore. Ambrogio,
nacque a Treviri, sembra nell'anno 340, da una famiglia del patriziato romano. Dopo un'accurata formazione letteraria compiuta a Roma, iniziò a Sirmio la carriera di magistrato. Nel 374, mentre esercitava a Milano l'ufficio di governatore della provincia o consolare, venne designato improvvisamente ad assumere la missione episcopale. Poiché non era ancora rinato al Sacro Fonte, ricevette il battesimo e pochi giorni dopo, il 7 dicembre, fu ordinato vescovo. Nell'esercizio del suo ministero fu generoso con tutti, dimostrandosi sempre difensore degli umili e dei deboli, pastore e maestro dei credenti. Assiduo nell'orazione e nella meditazione delle divine scritture, pio e solerte nella celebrazione dei divini misteri, ebbe un cuore così colmo di misericordia da piangere i peccati degli altri come fossero suoi. Impressionato sia dall'eloquenza dolce e illuminante, sia dalla santità di vita del vescovo di Milano, Agostino approdò alla certezza della fede cattolica e dalla nostra Chiesa fu rigenerato alla grazia. Di eccezionale efficacia fu l'azione pastorale di Ambrogio, che rifulse particolarmente nell'opera di iniziazione dei catecumeni, nella genialità di guidare tutto il popolo di Dio a proclamare nel canto la gloria del Signore e le verità che ci salvano, nell'esaltazione della verginità consacrata. Di fronte all'autorità imperiale, tutelò con tenace coraggio i diritti della famiglia di Dio. Nei suoi scritti mirabili e negli atti del suo governo episcopale, seppe difendere vittoriosamente contro gli ariani la purezza della fede. Morì il sabato santo, 4 aprile dell'anno 397. Il suo corpo è venerato nella basilica che porta il suo nome, da lui edificata in onore dei martiri Protaso e Gervaso. Leggi nel nome del Signore. Dal trattato sui doveri di Sant'Ambrogio Vescovo. Che cos'è tanto contrario alla natura quanto offendere un altro per il proprio interesse? Eppure il sentimento naturale ci suggerisce di vegliare su tutti, di affrontare noie e sopportare fatiche per tutti. E si considera per ciascuno motivo di lode procurare con proprio rischio la tranquillità di tutti. E ognuno ritiene cosa di gran lunga preferibile aver scongiurato la rovina della patria che l'aver trascorso lontano dagli affari una vita tranquilla in mezzo ai piaceri. Ma anche quelli che escludono i forestieri dalla città non meritano certo approvazione. Ciò significa cacciarli proprio quando si dovrebbero aiutare, impedire loro i rapporti con la madre comune, rifiutare loro i frutti che la terra produce per tutti, troncare le relazioni di vita già iniziate, non voler dividere in tempo di necessità le risorse con quelli con i quali furono comuni i diritti. Agì assai meglio quell'anziano che, siccome i cittadini soffrivano la fame e da ogni parte si chiedeva, come suole avvenire in tali frangenti, l'allontanamento dei forestieri, forte della sua responsabilità maggiore quale prefetto della città, convocò gli uomini più autorevoli e ricchi e chiese loro di prendere immediatamente una decisione, dichiarando mostruoso il fatto che i forestieri venissero scacciati
disumano chi rifiutava il cibo a un moribondo. Non sopportiamo che i cani siano digiuni mentre mangiamo e scacciamo gli uomini. Nulla c'è di così conveniente ed onesto che aiutare i poveri con le offerte raccolte tra i ricchi, distribuire viveri agli affamati, assicurare a tutti il cibo. Nulla c'è di così utile come conservare i coltivatori al loro campo e impedire che il popolo dei contadini perisca. Ciò che è onesto, dunque, è utile. E ciò che è utile, onesto. E al contrario, ciò che non è utile è sconveniente. E ciò che è sconveniente non è utile. Questo discorso, chiamato solennemente discorso alla città, è l'intervento più istituzionale dell'Arcivescovo di Milano e grazie all'impegno profuso dai grandi vescovi che mi hanno preceduto e grazie all'attenzione che gli uomini e le donne delle istituzioni rivolgono a questi interventi. È un momento istituzionale. Eppure non posso trattenermi da una confidenza personale. Con il passare degli anni trovo sempre più insopportabile il malumore. Trovo irragionevole il lamento. Trovo irrespirabile l'aria inquinata di frenesia e di aggressività, di suscettibilità e di risentimento. Perciò, anche in questo momento solenne, in questa congiuntura singolare, io vorrei dire le parole che mi sono più congeniali e condividere i sentimenti più profondi. Vorrei dire che il linguaggio di Milano e di questa nostra terra è la fierezza per affrontare le sfide, è la generosità nell'accogliere e nel condividere, è la saggezza pensosa che di fronte alle domande cerca le risposte, è la franchezza nell'approvare e nel dissentire, è la compassione che non si accontenta di elemosine, ma crea soluzioni, stimola a darsi da fare, inventa e mantiene istituzioni per farsi carico di tutti e naturalmente di chi più ha bisogno, i più fragili. Milano, dunque, e la gente che abita in questo territorio non si stupirà se mette nel titolo di questo discorso un punto di domanda. E il titolo è «E gli altri?». Perché voglio fare l'elogio dell'inquietudine. Voglio condividere l'aspetto promettente di un realismo che custodisce la speranza e che crede nella democrazia e nella vocazione della politica. Elogio dell'inquietudine. Se si continua così, che cosa resterà di Milano? Voglio fare l'elogio dell'inquietudine che bussa alle porte della paura. La paura serpeggia in città e nella nostra terra. È la paura di difficoltà reali che si devono affrontare e non si sa come. È la paura indotta dalle notizie organizzate per deprimere, per guadagnare consenso verso scelte d'emergenza senza una visione lungimirante.
è la paura dell'ignoto, è la paura del futuro. La paura induce a chiudersi in se stessi, a costruire mura di protezione per arginare pericoli e nemici, ad accumulare e ad affannarsi per mettere al sicuro quello di cui potremmo aver bisogno, non si sa mai. Alle porte della paura bussa l'inquietudine e la sua provocazione. E gli altri? L'antico segno della civiltà imponeva un criterio. Prima le donne e i bambini, cioè prima devono essere messi in salvo quelli che non possono salvarsi da soli. E si è forse smarrito il segno della civiltà. Voglio fare l'elogio dell'inquietudine che bussa alle porte dei sogni che la città coltiva e realizza, la città che corre, la città che riqualifica quartieri e palazzi, la città che fa spazio all'innovazione e all'eccellenza, la città che seduce i turisti e gli uomini d'affari, la città che demolisce le case popolari e costruisce appartamenti a prezzi inaccessibili. Alle porte della città bussa l'inquietudine e la sua provocazione. E gli altri? Dove troveranno casa le famiglie giovani, il futuro della città? Dove troveranno casa coloro che in città devono lavorare, studiare, invecchiare? Voglio fare l'elogio dell'inquietudine che bussa alle porte dei centri di ricerca dedicati all'organizzazione del lavoro, che controlla la produttività e ignora gli orari di famiglia, che controlla l'ottimizzazione delle risorse e ignora la qualità di vita delle persone, che prepara strumenti per valutare la sostenibilità ambientale e ritiene secondaria la sostenibilità sociale. Alle porte dell'organizzazione del lavoro bussa l'inquietudine e la sua provocazione. E gli altri? Come potranno vivere quegli onesti lavoratori che si trovano a fine mese una paga che non copre le spese che la vita urbana impone loro? Voglio fare l'elogio dell'inquietudine che bussa i palazzi dove si decidono i rapporti con gli altri stati e si decidono le misure da adottare per gestire i destini dei popoli e i fenomeni migratori per assicurare cittadini e ridurre i fastidi. Ai palazzi del potere bussa l'inquietudine e la sua provocazione. E gli altri? Come si può giustificare un sistema di vita che pretende il proprio benessere a spese delle risorse altrui? Come si può immaginare una civiltà che si chiude e muore e lascia morire popoli pieni di vita? Faccio l'elogio dell'inquietudine perché mi faccio voce della comunità cristiana, della tradizione europea e italiana, della lungimiranza sui destini della civiltà occidentale. E d'altra parte, non ho la pretesa di giudicare sbrigativamente o di disporre di ricette risolutive. Elogio l'inquietudine perché pensieri, decisioni, interventi siano attenti alla complessità e là dove sembra produttivo e popolare essere sbrigativi e semplicisti, istintivi e presuntuosi, l'inquietudine suggerisca saggezza, disponibilità al confronto, studio approfondito e concertazione ampia.
per quanto è possibile, l'elogio dell'inquietudine. Elogio del realismo della speranza. Se sapete di una promessa, perché disperate? L'inquietudine non è un'inclinazione depressiva che può paralizzare il pensiero e l'azione nell'incertezza e nello scontento. L'inquietudine è piuttosto un rimedio per contrastare la soddisfazione narcisista che si assesta in un egocentrismo rovinoso. Il confronto con gli altri, l'ascolto del gemito, la costruzione di rapporti fondati sulla stima, sull'attenzione, sulla riconoscenza, sono fattori di quell'umanesimo realista che rende desiderabili la convivenza civile e i rapporti tra i popoli. L'inquietudine e il realismo sono le tracce della speranza che è stata seminata nella vicenda umana. Infatti, senza una speranza non si può vivere, né si può desiderare di generare vita, di costruire il futuro, di sostenere le fatiche e celebrare le feste. La speranza non è una ingenuità consolatoria, è piuttosto la risposta alla promessa che chiama a desiderare la vita buona, la vita nella pace, la vita, dono di Dio. La gente seria pratica la speranza e accoglie la promessa, perché è consapevole del proprio limite radicale, dell'impossibilità dell'autosufficienza e d'altra parte non può ammettere l'abbandono dell'impegno o l'immergersi in un ottuso attivismo. La speranza autentica propizia non tanto il futuro ricercato e voluto con l'ottimismo dell'esito, quanto l'avvenire, atteso e desiderato con la speranza di un senso e di un significato. La speranza non ricerca l'immunità come difesa dall'altro, ma la comunità come difesa dell'altro. Voglio perciò fare l'elogio del realismo della speranza che risponde all'annuncio di una promessa. Opera infatti nella storia la provvidenza di Dio, che è promessa di vita buona, di vita eterna. È la promessa che autorizza a sperare. E la speranza giunge a noi in tanti modi. Nel silenzio della meditazione, nell'evento che ci provoca, nelle scritture che interpretano la storia e annunciano la terra promessa verso la quale l'umanità può incamminarsi. Spesso l'annuncio della promessa sono gli altri, le persone che vivono con noi, le persone che ci vogliono bene, le persone che la vita ci fa incontrare e che sono messaggeri di insospettate possibilità. Voglio fare l'elogio del realismo della speranza, che riconosce la vocazione alla fraternità iscritta in ogni vita umana. Il realismo della speranza smaschera l'illusione dell'individualismo, che è forse la radice più profonda dell'infelicità del nostro tempo. L'individualismo radicale è il virus più difficile da sconfiggere, scrive Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti. La vocazione alla fraternità
è la condizione di sopravvivenza dell'umanità e costruisce progetti di futuro perché condivide la fiducia che la vita sia creata da una promessa. Infatti, la solidarietà, pur così decisiva nel nostro tempo, è il principio di organizzazione sociale che consente ai diversi di diventare uguali, mentre la fraternità è il principio di organizzazione sociale che consente agli eguali di essere diversi, cioè unici e irrepetibili. Il realismo della speranza rende desiderabile che continuino a nascere da un papà e da una mamma bambini e bambine, che siano circondati di ogni cura e introdotti nella vita come promessa di futuro. Si può comprendere così che una mentalità individualistica censuri la speranza, perché e che questo sia tra le ragioni più profonde della crisi demografica che invecchia la nostra società. Voglio fare l'elogio del realismo della speranza che consente di affrontare l'emergenza educativa, il disagio delle giovani generazioni, evitando di ridurre il tema in limiti troppo angusti. C'è infatti il rischio che il linguaggio dell'emergenza suggerisca di cercare rimedi in interventi specialistici, in supporti farmacologici, in richiami moralistici, più che di emergenza e di disagio. Si deve forse parlare di una invocazione che le giovani generazioni ci rivolgono: dateci buone ragioni per diventare adulti. La responsabilità degli adulti è quella di praticare il realismo della speranza. È decisivo che i genitori, gli insegnanti, gli educatori delle nostre comunità siano adulti che, in rapporto a questi altri che sono le giovani generazioni, sappiano testimoniare che vale la pena di diventare adulti, essere padri e madri, assumere responsabilità nella professione e nella vita sociale. Voglio fare l'elogio del realismo della speranza che consente di affrontare la tutela della salute e il prendersi cura nelle istituzioni, nelle situazioni limite della malattia. Vi è un'attesa quasi onnipotente della vita e nella disattesa della morte, che è rimossa. La dimensione della cura, il prendersi cura, del farsi carico, si rivolgono alla persona, non solo alla malattia e al malato. La dimensione della malattia non è solo un evento clinico, ma un evento esistenziale. Voglio fare l'elogio del realismo della speranza per incoraggiare la riflessione e la pratica di quei tratti che caratterizzano la nostra città, il nostro territorio, il sistema produttivo, la qualità dell'imprenditoria, l'eccellenza dei prodotti sono motivo di fierezza e sono meriti riconosciuti. Dalla bottega dei nonni agli orizzonti del mercato globale, il cammino è stato impegnativo, è costato sacrifici, ha rivelato intelligenza, intraprendenza, si è giovato di forme di associazioni tra le imprese. In questa avventura è avvenuto l'incontro con tanti altri, altre persone, altri modi di pensare, altri paesi, altri modi di vivere, altri regimi politici e fiscali, altre organizzazioni economiche. È risultata così evidente l'interdipendenza tra persone e sistemi. Il realismo della speranza
convince a costruire rapporti che non si limitino al dare e all'avere, al vendere e al comprare, ma diventino alleanze, interesse per il bene reciproco, rispetto per tutti gli ambienti, onore per tutte le culture. L'esperienza disastrosa delle guerre convincono dell'assurdità dei conflitti e dell'insensatezza di considerare nemiche persone con cui si è lavorato e collaborato in modo così costruttivo. Le esperienze disastrose di imprese di rapina che saccheggiano i territori e riducono popoli in condizioni di schiavitù e di miseria devono suscitare una opposizione determinata dalla persuasione che o si cresce insieme o si perisce tutti. Voglio fare l'elogio del realismo della speranza per incoraggiare il pensiero e l'azione a interpretare la nostra terra come chiamata alla solidarietà. In molti modi le risorse sono state condivise. Il tempo è diventato dono per il volontariato. Le risorse economiche sono diventate supporto per opere di carità. Gli spazi sono diventati luoghi per accogliere. È necessario però riconoscere ed evitare di praticare la generosità del superfluo o degli avanzi, soprattutto in un settore che vede tutti impegnati in modo diretto e prioritario, l'assistenza ai fragili, la cura dei sofferenti. La gran parte delle risorse delle nostre istituzioni è investita in questo settore. Forme diffuse di neoliberismo nelle trame di potentati imprenditoriali e di poteri finanziari si ammantano di paternalismo generoso e di ostentata filantropia e così però perpetuano un regime di iniquità, la subordinazione umiliante di tanti, una cronica dipendenza dai privilegiati, dai forti, dai potenti. Il realismo della speranza incoraggia a sentirsi più profondamente un popolo in cammino, che pratica la solidarietà non come un'appendice lodevole dell'economia, ma come un principio rivoluzionario del sistema economico. Di fronte alla crescente divaricazione tra ricchi e poveri, non può bastare qualche volonterosa protesta. È necessario sperare insieme, con realismo, un mondo giusto e mettere mano all'impresa di costruirlo. Voglio fare l'elogio del realismo della speranza che interpreta i rapporti tra le nazioni come condizione necessaria per rendere abitabile il pianeta e promettente il futuro. La storia che viviamo sembra offrire ragioni per scoraggiare aspettative di pace. L'avidità e la menzogna muovono all'aggressività, scatenano guerre, seminano odio e distruzione. Noi però non possiamo lasciarci rubare la speranza. Crediamo alla promessa della vocazione alla fraternità di tutti gli abitanti del pianeta. Non possiamo rinunciare al realismo. Percorriamo e incoraggiamo a percorrere le vie della diplomazia, della preghiera, della reazione popolare alla guerra, della reazione agli affari sporchi che la guerra favorisce. L'elogio del realismo della speranza. E voglio fare l'elogio della politica. Se non i cittadini, chi si cura della città? Il discorso che sto facendo alla città
non è una forma di presunzione, come se il vescovo avesse qualche cosa da insegnare alla città e a coloro che l'amministrano e che vi esercitano la responsabilità. È piuttosto un'occasione per esprimere la gratitudine per il servizio reso alla città e a tutti i comuni della diocesi, dai sindaci e da tutti coloro che collaborano per l'amministrazione comunale, dagli operatori della sanità, dell'educazione, delle forze dell'ordine, dai magistrati, dalle autorità provinciali e regionali. Desidero dunque esprimere la mia riconoscenza e la riconoscenza delle comunità della diocesi ambrosiana, perché riconoscono segnali di condivisione dei sentimenti profondi e di quelle attitudini di cui ho tessuto l'elogio. Mi sembra infatti che tutti coloro che hanno responsabilità vivano quell'inquietudine che provoca l'interrogativo. E gli altri? E gli altri, i bambini che subiscono violenze e abusi? E le altre, le donne maltrattate, umiliate, picchiate in casa? E gli altri, gli anziani soli, chiusi nelle loro case per paura, per abitudine, per impossibilità a partecipare alla vita sociale? E gli altri, quelli che non hanno voce, quelli che abitano la città senza che noi ce ne accorgiamo? Gli altri, quelli per cui non stanziamo risorse sufficienti? E gli altri, quelli che non vanno a scuola, quelli che non lavorano? E gli altri, quelli che non hanno casa, quelli che non hanno assistenza sanitaria? E gli altri, quelli che lavorano troppo e sono pagati troppo poco? E gli altri, quelli che subiscono prepotenze, estorsioni, ricatti dalla malavita organizzata che si insinua dovunque può conquistarsi profitti e potere? E gli altri, i ragazzi che si associano per commettere violenze, per rovinare i muri della città e le cose di tutti, per rovinare la propria giovinezza e rendersi schiavi di dipendenze spesso irrimediabili? Mi sembra che i sindaci qui convenuti e che tutti coloro che hanno responsabilità per il bene comune coltivino quel realismo della speranza che incoraggia ogni giorno a fare il proprio dovere, a pensare, a dialogare, a decidere, a interrogarsi sulle vie da percorrere. Chi ha responsabilità ha bisogno più che del volontarismo, della speranza e del realismo per prendersi cura dell'insieme della comunità, della città, del proprio ambito. C'è bisogno del realismo della speranza. Chi ha responsabilità, infatti, deve guardare lontano. La popolarità o l'interesse, il prestigio o il vantaggio personale sono guadagni troppo meschini e troppo improbabili per motivare un impegno quotidiano spesso logorante e poco confortato dai risultati. Perciò faccio l'elogio degli amministratori, perché coltivano il realismo della speranza. E si deve affermare che la cura per il bene comune, oltre il proprio interesse o l'interesse del proprio partito, l'impegno che trova motivazione nell'inquietudine e nel realismo della speranza, si chiamano politica. Voglio fare perciò l'elogio della politica, di questa politica. È più facile e consueto deprecare i comportamenti dei politici, irridere all'impotenza dei politici e all'inefficacia delle leggi, denunciare fallimenti ed errori. Una sorta di scetticismo pervade l'animo lombardo nei confronti delle intenzioni e dei risultati dell'azione legislativa e dell'applicazione delle leggi. Un brano memorabile di questo scetticismo è stato scritto da quel gran lombardo che è Alessandro Manzoni, di cui celebreremo i 150 anni della morte,
che nei Promessi Sposi denuncia l'inutilità delle gride contro i delinquenti di quel tempo antico che si chiamavano bravi. Ma io voglio fare l'elogio della politica, che si esprime nella democrazia rappresentativa. Il sistema costituzionale in cui viviamo, esito di un doloroso travaglio, della tragedia della guerra, dell'oppressione della dittatura, della sapienza dei legislatori. Voglio esprimere apprezzamento e incoraggiamento per tutti i cittadini che in questa politica si impegnano, per quelli che accettano di essere candidati nel servizio delle comunità locali. L'elogio della democrazia rappresentativa chiede che ci sia un impegno condiviso per contestare e correggere la sfiducia che è presente in chi non vuole essere coinvolto, si chiude sul proprio punto di vista e non si interessa degli altri, pretende che siano soddisfatti i propri bisogni, ma non si cura del bene dell'insieme. Voglio fare l'elogio della partecipazione, che non si accontenta di esprimere il voto per il proprio partito e il proprio candidato, ma che discute, ascolta, offre le proprie idee, pretende supporto per le forme di aggregazione e di presenza costruttiva nel sociale, per prendersi cura degli altri, soprattutto di quelli che non contano, che non parlano, che non votano. Voglio fare l'elogio di un sistema che dà agli eletti il mandato di prendersi cura del bene comune, chiedendo loro di rendere conto, di promuovere la sussidiarietà, evitando l'anacronistico schema pubblico-privato e di svolgere un'opera di mediazione tra i diversi interessi. Voglio fare l'elogio della politica, che volendo rappresentare tutti si prende cura di chi è più fragile e bisognoso e poiché le risorse sono limitate considera in primo luogo i servizi più necessari e in primo luogo coloro che non hanno risorse, i disabili gravi, gli anziani soli, le famiglie in povertà, tutti quelli che Papa Francesco chiama gli esiliati occulti, trattati come corpi estranei della società. In conclusione, ho una domanda da porre alla città, ai responsabili delle amministrazioni e delle istituzioni della città. E gli altri? È la domanda che non si accontenta di una risposta facile, sbrigativa. La domanda può continuare a ispirare l'attenzione, a incoraggiare la speranza, a esigere d'essere considerata in ogni ambito della vita pubblica. Si potrebbe dire, e gli altri chi sono? Sono la nostra inquietudine, sono interlocutori e annunciatori della nostra speranza, sono chiamati ad essere il noi che si governa nelle istituzioni democratiche.
preghiamo insieme con la Salmodia a pagina 8. Hai posto sul capo una corona preziosa. Alleluia, alleluia. Hai soddisfatto il desiderio del loro cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. Oh,
Concedi, o Dio, a questa tua Chiesa, al suo Vescovo e a tutti i fedeli che vogliono seguire l'esempio di Sant'Ambrogio, di arrivare insieme al possesso del Regno dei Cieli. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Generazione in generazione la sua misericordia si sente su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai toni, ha innalzato gli umili, ha riportato i regni gli affamati, ha rimandato i ricchi al malinconico, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia magnifica il Signore. Sacerdos magnus, in diebus suis, lacui deo, et in rebus esus. Kyrie eleison. O Dio, creatore del mondo, che hai consacrato questo giorno con l'elezione episcopale di Sant'Ambrogio, concedi al tuo popolo, che ne celebra devotamente la beata memoria,
di ottenere per sua intercessione il soccorso del suo paterno amore. Per Cristo nostro Signore. O Dio, che hai elevato il Vescovo Ambrogio tra la schiera dei santi, dona a noi, che celebriamo con rito gioioso il giorno della sua ordinazione, di imitare gli esempi della sua venerabile vita. Per Cristo nostro Signore. Eleviamo la lode a Cristo, nostro Pastore buono, e per l'intercessione di Sant'Ambrogio imploriamo il suo aiuto. Assisti pietoso la Chiesa e rendi la porta di salvezza e rifugio sicuro a quanti cercano la verità con animo retto. Kyrie, alleluia, conserva nella tua santa benevolenza il nostro Vescovo Mario, vicario del tuo amore, insieme con tutti i presbiteri e i diaconi, perché possa sempre confermare nella fede il gregge dei credenti. Proteggi la nostra città e illumina le menti di coloro che l'amministrano, perché sappiano governarci secondo la vera giustizia. Tu che hai aperto il cielo all'intera famiglia umana, fa che i beni della terra siano equamente usufruiti da tutti, così che nessuno si dimentichi di te, unico Creatore e Signore. Kyrie, alleluia, amen. Accogli nella patria dei viventi i fratelli defunti che ci furono maestri e compagni di fede. Dona loro la luce inestinguibile. Leviamo gli occhi al Padre che per mezzo di Gesù, suo Figlio, ci ha liberato dalla morte e con cuore sincero cantiamo. Amen.
le autorità civili e militari della città e della diocesi di Milano rendono ora omaggio all'arcivescovo. L'assessore rappresentante la Regione Lombardia. La vice sindaco di Milano. Il prefetto di Milano. La vice sindaco della città metropolitana. Il presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Il presidente della Corte d'Appello. La Procuratrice Generale della Repubblica. Le autorità del Presidio Militare di Milano, rappresentanti la Prima Regione Aerea, il Comando Interregionale Carabinieri Pastrengo, il Comando Interregionale della Guardia di Finanza, il Comando dell'Esercito Italiano. Il decano del Corpo Consolare. Il Questore di Milano. Presidente del Tribunale dei Minori. Il sindaco, il parroco e un rappresentante del Consiglio Pastorale della città di Limonta, legata all'abate di Sant'Ambrogio da antica tradizione. La rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta.
e infine la rappresentanza dell'ordine equestre del Santo Sepolcro. Desidero ringraziare tutti voi della vostra presenza, tutte le autorità della città metropolitana, della regione, di tutte le istituzioni. È un grande onore per me incontrarvi qui, avere questa opportunità di condividere qualche riflessione. Ringrazio tutti i fedeli presenti, ringrazio i rappresentanti delle chiese cristiane che sono presenti a Milano, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, anzitutto i miei più stretti collaboratori, vescovi, i preti, i diaconi. Invochiamo la benedizione del Signore su questa città che amiamo, che vogliamo servire. Questi giorni diventa un po' il centro del mondo perché mi pare che arrivino qui, che stiano arrivando le massime autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e anche d'Europa, il Presidente della Commissione. Per questo anche il Sindaco ha dovuto assentarsi per accogliere queste autorità che arrivano, e quindi Milano si rivela, come del resto noi siamo pienamente persuasi, ecco, il centro del mondo. Quindi un po' con modestia cerchiamo di accogliere anche le autorità di altri luoghi della terra, però per tutti invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace nel nome di Cristo.